Benvenuti su Rome Tokyo One Way, sono Claudia. Ho deciso di portare sul canale qualche notizia riguardante il Giappone e che vedo nei notiziari. E come sapete, qui in Giappone abbiamo su tutto il territorio nazionale uno stato di emergenza che prevede una quarantena autocontrollata, cioè una sorta di autodisciplina, per cui la gente è virtualmente non è obbligata a stare a casa, ma è stato caldamente suggerito dal governo giapponese. Ora io non entro nel dettaglio di queste cose perché sicuramente voi le saprete già, quindi lo scopo di questi piccoli video sarà darvi delle notizie che magari non sono ancora arrivate o non so se arriveranno in Italia. Dunque, oggi è il 4 maggio 2020, come anche questo saprete, in Giappone è periodo di Golden Week e lo stato di quarantena autodisciplinata dovrebbe finire il 7 di maggio, cioè dal 7 di maggio le cose dovrebbero tornare normali. Tuttavia, oggi pomeriggio il primo ministro Shinzo Abe dirà se sarà così oppure se verrà promulgato questo periodo. E si parla del 31 maggio. Fino al 31 maggio. Ora bisognerà anche vedere se verrà prolungato fino al 31 maggio su tutto il territorio nazionale ugualmente o se ci saranno delle variazioni a seconda magari di alcune prefetture più colpite. Queste notizie sicuramente le troverete poi nei giornali in lingua inglese e in italiano, come penso che molte delle notizie che andrò a darvi adesso, nell'edizione forse del pomeriggio, le troverete sui giornali in lingua inglese. Detto questo, non starò qui a farvi il conteggio delle persone contagiate eccetera eccetera, perché questo appunto lo potete trovare su altre fonti. Vi do tuttavia una serie di curiosità che sta curiosità insomma di notizie che ho sentito adesso nelle ultimissimi fatti insomma. Allora, qui a Tokyo ci sono stati diversi casi in cui, essendo appunto i suggerimenti dati dal governo basati sul fatto che sono appunto suggerimenti, ci sono alcune attività che, malgrado dovrebbero essere chiuse, continuano a restare aperte. Uno degli esempi più, diciamo, eclatanti sono i pachinko, queste grandi sale giochi, scusatemi, dove si gioca appunto con queste macchinette che si chiamano pachinko è una sorta, diciamo, tra virgolette, di gioco d'azzardo, ma questo, se vi interessa, c'è anche un video, ma in lingua inglese, e le live house, eccetera. Inoltre, molti negozi, tipo, non negozi, scusatemi, izakaya, ristorantini, diciamo, eccetera, possono servire
alcolici fino alle 7 o... e poi devono chiudere alle 8. Cioè hanno un orario ridotto di apertura. Che cosa è successo? Che in alcune zone appunto di Tokyo queste attività, queste ultime attività, cioè queste izakaya o live house, alcuni non rispettano gli orari, oppure restano aperte più a lungo, oppure restano aperte tipo le live house. Il problema è che essendo locali con una superficie diciamo limitata, le persone che vi partecipano non possono mantenere la distanza di sicurezza e quindi sono focolai di infezione, diciamo. Che cosa è successo? Che ci sono stati diversi casi in cui questi locali si sono trovati attaccati alle saracinesco, alle finestre durante la notte, degli avvisi da parte, firmato da parte del vicinato, ossia qui in Giappone questa diciamo questa autodisciplina. Se ti viene chiesto qualcosa dal governo, diciamo, uno virtualmente dovrebbe fare come detto, però non ci sono come nei paesi europei, ad esempio, come in Italia, multe o necessità per uscire. Io se voglio posso uscire, posso andare dove voglio. Non è un problema. Uno non lo fa perché è, diciamo, si prende la responsabilità e dice: magari, vista la situazione, resta a casa. Però, giustamente, diciamo, ci sono molte attività che sono state colpite da questo coronavirus. Adesso non so a spiegarvi tutto perché sapete benissimo la situazione, perché lo stesso accade nel nostro paese, insomma, avete visto, no? E tuttavia, appunto, non essendoci solo sistema di multe o di restrizioni o carichi penali, eccetera, eccetera, molti, la maggior parte magari ha chiuso e vedendo gli altri che non lo fanno, hanno iniziato ad attaccare questi fogli dicendo voi avete intenzione di ricevere il sussidio, l'aiuto economico che lo Stato andrà a dare proprio per il fatto che uno resta chiuso oppure ha un orario ridotto. Dice, eppure voi non seguite le regole, dice, state attenti perché noi vi vediamo, e implicando appunto il fatto che tu tieni aperto, dice, però non pensare di poi andare a chiedere il sussidio. Perché poi dopo noi ti denunciamo, diciamo che no, tu non sei, come si dice adesso, atto a riceverlo perché non hai rispettato le regole, tu comunque sei stato aperto. E questo è successo in diversi locali che si sono trovati una o due volte questo manifestino attaccato. Un altro esercizio commerciale, dopo averlo ricevuto e aver anche ricevuto delle telefonate anonime, si è ritrovato il giorno dopo, quando è andato ad aprire, tutte le finestre rotte, e hanno denunciato la cosa. Adesso in pratica i giornali, eccetera, hanno specificato che questo tipo di lettere minatorie e di atteggiamenti,
distruttivi nei confronti della proprietà privata sono chiaramente penalmente perseguibili. E questo fenomeno è stato, diciamo, definito come un fenomeno alla polizia, alla Dirty Harry. Dirty Harry sarebbe quello che da noi è stato tradotto come l'ispettore Callaghan, e Dirty Harry sarebbe appunto Dirty la carogna, insomma. Oppure, anche perché chi ha, diciamo, questi sono annunci scritti in forma anonima, chiaramente, perché dice il vicinato ti guarda, e si sono autodefiniti la polizia dell'autodisciplina. Questa era appunto una notizia che è stata detta oggi nel telegiornale della mattina, insomma. Altra notizia, a proposito, e su questo io vorrei sapere nei commenti la vostra opinione. Fanno bene? Fanno male? Ah, io non mi pronuncio. Allora, altra notizia di oggi è che dopo la carta igienica adesso sta sparendo dai supermercati e dai negozi di alimentari, eccetera, la farina. Non si trova più la farina e anche questa viene venduta in rete, nelle auction, nei siti di auction, al prezzo maggiorato di almeno 3 volte. Ossia, qui un pacco di farina 00, diciamo da 1 chilo, viene sui 300 yen, e in rete viene venduto dai 1050, diciamo, ai 1200 yen. Anche qui hanno detto di assolutamente non fare incetta, stanno cercando di dire anche ai negozi di non venderne più di una confezione a persona. E insomma, questa è un'altra notizia, e non solo la farina, ma anche il composto per fare i pancake, il latte e le uova si stanno esaurendo, insomma. Io credo che sia anche dovuto al fatto che molti si aspettano che magari bisogna stare a casa fino al 31 di maggio, in pratica. Si raccomandano di non fare questo tipo di cose, e soprattutto vogliono subito stroncare sul nascere questo fatto di venderle su internet a prezzo maggiorato. Negli Stati Uniti la FDA ha dato l'approvazione all'uso di emergenza negli Stati Uniti, appunto, del farmaco, fatemi leggere bene, Remdesivir, scusate se non l'ho pronunciato bene, comunque è un antivirale che è stato progettato per combattere il virus dell'Ebola. Non ha dato purtroppo i risultati sperati, ma sembra che funzioni contro il coronavirus. E quindi anche il Giappone ha deciso di valutare se anche qui in Giappone adottare questo tipo di antivirale, ma solamente per i casi gravi, ossia lì dove sia necessaria la ventilazione artificiale. Per quanto riguarda invece i casi leggeri o medio gravi, verranno trattati sempre con l'Avigan. Ricordo ancora che entrambi i farmaci sono farmaci in via sperimentale, che stanno venendo utilizzati solamente, diciamo, adesso per vedere se si trova la cura più efficace. E
mentre l'Avigan viene somministrato attraverso compresse, il Remdesivir verrà invece somministrato tramite flebo. Tuttavia, nel caso venisse approvato l'utilizzo in Giappone del Remdesivir, questo farmaco sarà disponibile qui non prima di ottobre di quest'anno. Durante la dichiarazione di Abe di questa sera, forse si saprà se questa idea di utilizzare appunto questo antivirale contro l'Ebola è stata approvata o meno, altrimenti bisognerà ancora aspettare, ma la notizia dovrebbe uscire a breve. Ora l'ultima notizia, scusate se non ve le ho date per ordine di importanza, ma ho visto il telegiornale e sto cercando di ricordare, sebbene abbia preso degli appunti. E con il fatto che la gente appunto è a casa o tende a stare a casa, anche qui stiamo approfittando tutti di fare le pulizie, insomma. C'è stato un incremento rispetto all'anno scorso, dello stesso periodo dell'anno scorso, del 25% dello smaltimento di vestiti vecchi. Ora, scusatemi, il problema è che non sanno più dove metterli, a parte che con il fatto del coronavirus bisogna magari adesso trattare l'immondizia, e soprattutto questa non è immondizia, sono risorse riciclabili in una certa maniera, non hanno lo spazio dove metterli perché adesso, essendo chiuse le frontiere, il Giappone spedisce solitamente i vestiti vecchi come risorsa riutilizzabile in Malesia. E con le frontiere chiuse, appunto, si trovano con tutto questo surplus di vestiti da riciclare che non devono trovare adesso gli spazi dove poterli mettere. Stessa cosa, ma diciamo a livelli minori, per la carta, che i giornali vecchi, i libri vecchi, eccetera, che vengono spediti in Cina. Però al momento riguardo a questo alla carta ancora non hanno problematiche di spazio. Non so se questo tipo di video vi possa interessare, fatemi sapere in maniera che io possa fare questa sorta di TG dal Giappone, vedendo direttamente le notizie in televisione dal telegiornale giapponese e poi darvele subito, senza che dobbiate aspettare che vengano tradotte magari in inglese o che vengano poi riportate sui giornali italiani se vengono riportate. Io devo ringraziare Simone del canale Omotenashi Anime che mi ha dato l'idea di fare questo tipo di video, perché come sapete sul mio canale io tratto diciamo un'altra linea di contenuti devo dire che ho preso anche l'idea dal TG coreano che pubblica invece il canale Vivere in Corea del Sud di Mattia e che vi consiglio di vedere perché è estremamente interessante. Lui solitamente raggruppa le notizie di un'intera settimana e poi vi racconta i fatti salienti che sono successi in Corea del Sud. Inutile dirvi che vi consiglio anche di vedere entrambi i canali volendo iscrivervi. Vi ringrazio ancora per la gentile attenzione e vi auguro una buona giornata. Alla prossima!